delle mete turistiche più famose al mondo. Fino all'anno scorso queste spiagge così piccole sono state affollate da milioni di turisti. Ma sarà possibile quest'anno rispettare le regole del distanziamento sociale? Lo spazio materiale per il distanziamento. Vedete la spiaggia, 100 metri, ci sono stabilimenti, pace, non penso che sia una cosa fattibile. Faremo col bigliettino. Faremo il bigliettino, faremo il bagno a tutti. Così tanto questo è. Almeno se ci lasciano le spiagge libere, almeno andare al mare precisamente perché siamo in casa ormai da due mesi, quindi la gente ormai è sfinita. Il mare sarà più per voi? Ma chissà, forse avrò ho dei dubbi su questo. Marina di Praiano, abbiamo cercato di misurare questa piccolissima spiaggia. Come questa ce ne sono tantissime qui sulla costiera amalfitana. Pensate, ha dimensioni veramente ridotte. È lunga solo 70 metri e larga 30. È lui che ci vede. È nello spazio poco, ma qua quando ci potevano venire 200 persone ci sta. Ammassato sì, però ci sta. E ci sarà sicuramente una fascia di orario, ma questo non ce l'hanno ancora comunicato. Del resto, se ci tolgono questo, ci hanno tolto tutto. Dalla costiera amalfitana ci spostiamo sulla penisola sorrentina. Anche qui spiagge molto belle, ma poche e piccole. Spiagge sono piccolissime, saremo molto limitate, la vedo un po' difficile, ma non tanto per noi, ma per i bambini. Lei quanti ombrelloni aveva qui nel suo nido? Avevamo di circa 280 ombrelloni. Invece da quest'anno? Nella migliore delle ipotesi, 150 ombrelloni. Quindi quasi la metà. Quasi la metà. Secondo me aumenteranno pure i prezzi, se prima in una piccola spiaggia mettevano 20 persone, ne devono mettere 10, e quindi se già prima si pagava 25 euro una postazione, ora si pagherà di più.